quando nacque la musica pop e rock, i gruppi musicali si chiamavano complessi e mai denominazione fu più azzeccata, perché la loro formazione e mantenimento in vita fu davvero complesso. Oltre, a causa della cattiva qualità del suono e del volume generale amplificato ulteriormente dal rimbombo delle sale dove ci esibivamo, impresari. Il primo era astuto e ladro, il secondo onesto e fesso. Per cui della battaglia tra complessi per chi aveva l'armamentario più imponente, il portare sul palco almeno un piano elettrico e un sintetizzatore diventava una questione. Il look tipico del complesso poteva essere di due tipi: capelli lunghi, divisa e spruzzata di deodorante Brut 33, quello solo per uomini audaci. Accedere a uno studio di registrazione vero era come entrare nel Taj Mahal. Se fosse stato richiesto, saresti entrato scalzo, con le mani unite e perfino strisciando. Quando uscivi da quegli studi RAE, camminando per strada, notavi con un mix di imbarazzo e di piacere che una persona su due ti riconosceva perché ti aveva appena visto in trasmissione. La popolarità è una brutta bestia e se arriva, il complesso può diventare anche di superiorità. L'emozione che si prova sentendo in radio per la prima volta il tuo disco è grande. Ma quando cambia interviste, telecamere, servizi fotografici, pubbliche relazioni, non appartenevano ai tuoi sogni di gloria iniziale. E comunque era. Negli Stati Uniti era un'esperienza straordinaria, anche grazie all'entusiasmo contagioso del pubblico italoamericano. La macchina del fumo aveva le sembianze di un carro armato, la sua stessa difficoltà di manovra e la stessa puzza. Ti aspettava l'attacco finale dei rivenditori di musicassette pirata. Era divertente vederli stupiti e poi contriti nell'accorgersi che quello in copertina eri proprio tu